Dopo i ripetuti allarmi dell'OMS, ora l'Europa si prepara per i prossimi mesi a una possibile seconda ondata di Covid-19. I governi studiano nuove restrizioni da adottare, come in Gran Bretagna, dove sono già tornati in isolamento circa 10 milioni di persone. Una misura introdotta nel nord-est del paese. Bar e locali chiusi, divieto di assembramenti anche in famiglia. In quest'area dell'Inghilterra i tassi di infezione sono nettamente superiori alla media nazionale. Le parole che arrivano dal direttore europeo dell'OMS, Hans Kluge, del resto sono poco incoraggianti. In Europa la situazione ora è molto grave, ha detto. Le rigide misure adottate in primavera avevano portato a una diminuzione di casi. A giugno avevano toccato il minimo storico, poi a settembre l'aumento dei contagi ha fatto scattare invece il campanello di allarme. Se per l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'aumento dei casi è da mettere in relazione anche al maggior numero di test effettuati, la situazione non è da sottovalutare. Un messaggio che per alcuni paesi come la Francia risuona come un monito. Le autorità hanno deciso di accorciare da 15 a 7 giorni il periodo di quarantena, ma i 10.000 casi registrati negli ultimi giorni hanno portato il governo ad imporre nuove misure da sabato nei dipartimenti di Lione e Nizza. Ci sono aree dove sono già state prese misure forti, in particolare in Marsiglia e Guadalupe, ha detto il ministro della Sanità. Se però la situazione non migliora e il numero di ricoveri in terapia intensiva continua a crescere, potrebbero essere necessarie misure ancora più drastiche. Da Parigi a Madrid il Covid non si ferma, anche nella capitale spagnola i contagi aumentano. L'amministrazione locale chiede aiuto al governo centrale e prevede nuovi confinamenti nel sud della regione.